Bentrovati carissimi amici, eccoci qui con la prima settimana intera del mese di maggio. Come possiamo vedere benissimo dal nostro quadro astrologico, praticamente tutti i pianeti, escluso il caro Plutone, si trovano all'interno del segno dei tre segni Ariete, Toro e Pesci. È una distribuzione abbastanza rara, nel senso che se vedete lungo tutto l'arco c'è anche la Luna, ma il fatto che siano tutti quanti distribuiti su tutti gli elementi è una cosa che, almeno dal mio punto di vista, da quello della mia astrologia, fa pendere bene. Se poi vogliamo essere proprio, diciamo, puntigliosi, vediamo che anche quel Plutone, che si trova all'interno del segno dell'Acquario, è comunque in un segno d'aria, quindi in quattro segni. Quindi in un terzo dello zodiaco c'è tutto, non che sia il terzo principale, questa cosa prima o poi ve la spiegherò, ma in un terzo del disco zodiacale c'è tutto, compreso Plutone in modo retrogrado, che a ben vedere è l'unico pianeta che lo possiede questo moto. Come ben sapete, abbiamo visto settimana scorsa, dal moto retrogrado è uscito Mercurio. Venere quest'anno non ha moti retrogradi, Marte ce l'avrà soltanto nel Leone, ma molto avanti nell'anno. Guardiamo proprio un attimo dove sono i pianeti. Il Sole è stabilmente nel Toro, viaggia più o meno alla metà del Toro, sta andando verso il tramonto nel Toro, durante questa settimana ci arriverà. E la Luna è all'interno del segno dell'Ariete. La settimana comincia proprio con la Luna in Ariete, quindi poveri bilancia, ve lo dico già da adesso, in quanto a nervosismo. Mercurio, l'abbiamo detto, è nel segno dell'Ariete e procede verso il segno del Toro. Venere è in uno dei posti migliori dove potrebbe essere, cioè nel segno del Toro, e va verso il centro del segno del Toro. Marte è entrato in maniera importante nel segno dell'Ariete, quindi ha passato e Nettuno, che è ancora nel segno dei pesci al 29° grado. Saturno si trova sempre nel segno dei pesci, più o meno al centro del segno. Plutone, abbiamo detto, in moto retrogrado all'interno del segno dell'acquario, mentre invece Giove e Urano, dopo essersi incontrati, il moto chiaramente più veloce di Giove, molto più veloce di Giove, lo sta portando verso il segno dei gemelli anche in maniera abbastanza veloce. Le velocità dei pianeti non sono uguali, sono dei momenti in cui accelerano e momenti in cui decelerano, non perché la loro orbita intorno al Sole abbia queste accelerazioni, anche se un minimo c'è anche lì, però è il fatto che noi abbiamo come riferimento la Terra e questi sono i moti retrogradi. E stavo dicendo, quindi Urano si trova anche lui verso la fine del segno del Toro, anche se per un po' ne avrà. Però ci sono degli aspetti sicuramente interessanti. Questa è una settimana dove secondo me si possono leggere tante cose importanti e se ne possono preparare tantissime per quella che viene poi subito dopo. Una cosa importante che volevo dirvi è, a parte che molti di voi mi scrivono poi nei commenti la decade, non me la mettete ragazzi, non mi serve a niente, anzi è controproducente. Perché è una cosa che non ritengo vera nella mia astrologia, non esistono le decadi nella mia astrologia, in generale in quella antica, però è importante il grado dell'ascendente. Perché il grado dell'ascendente? Qui lo vedete, è un orario standard, perché separa la dodicesima casa dalla prima, quindi quando ci sono dei pianeti possiamo sapere se sono in prima casa o se sono in dodicesima, e questa differenza è fondamentale, perché un pianeta che avete e nella prima in prima casa o in dodicesima casa vi cambia la vita radicalmente. Poi è chiaro, se ci avviciniamo molto all'ascendente questa cosa è un po' meno sentita, però se si trova al centro della dodicesima o al centro della prima il pianeta, quello è un cambiamento di vita veramente radicale. Ragion per cui io cerco di rispondere a tutti, mi scuso se non rispondo a qualcuno. Ma una cosa importante per farmi capire chi siete astrologicamente è il grado dell'ascendente. Il resto,
La luna può essere importante, ma la decade non serve assolutamente a niente. Ariete. Allora, cari amici dell'Ariete, i pianeti stanno fuggendo via, tranne Marte che si sta facendo un bel giretto, e questa non è una cosa sbagliata, come ben sapete, perché il segno dell'Ariete dovrebbe uscire da uno stato di confusione abbastanza importante. E questo varrà anche dal punto di vista sentimentale, quindi è il momento, amici dell'Ariete, di fare un po' di pulizia. Questa cosa qua l'avevamo già detta, però questa settimana è particolarmente importante perché è una settimana in cui, ritrovata la propria, diciamo, calma interiore, le cose si vedono meglio. Questa è una cosa che vi ripeto spesso e ve la ripeto perché l'Ariete, come ben sapete, comanda quello che è il cervello, la testa in generale, però in antichità il cervello era un tutt'uno con la testa, a livello astrologico. E quindi quando l'Ariete va in confusione può fare discreti danni un po' in tutti i campi. Quando invece, come adesso, la confusione si allontana, non sparisce, ma si allontana perché troppi assembramenti di pianeti intorno all'Ariete lo fanno andare in confusione. L'Ariete comincia a rimettere a posto le cose, comincia a mettere a posto le caselline. Ecco, questa secondo me è una cosa che dovete fare. Cominciate a farvi una lista delle cose da fare, anche in amore, e cominciate a fare il cosiddetto, negli Stati Uniti è una teoria, si chiama proprio check the box, cioè fate il minimo per riempire quella casellina. Questo vale anche per le attenzioni che dovete dare alle persone. Quindi se siete persone che dimenticano spesso, e l'Ariete è molto capace a dimenticare le cose, fatevi una lista anche di quello, perché mai come ora, per le nuove conquiste o per rafforzare dei legami che state cercando di portare avanti, e non con poca fatica lo so, è importante che sia la donna che l'uomo Ariete verso il proprio partner o futuro partner o desiderato partner debbano avere delle attenzioni in questo momento molto stringenti. Perché è un momento in cui la solidità dell'Ariete viene vista bene, quindi diventate molto più belli più siete solidi. Il fatto che vi inizia anche la settimana con la luna nel segno, e poi per un po' di tempo, quando è in toro, la luna all'Ariete non dà fastidio, deve arrivare in cancro per dare qualche problema. Quindi diciamo che dal punto di vista delle situazioni locali, giornaliere, siete abbastanza avvantaggiati. Quindi cominciate a buttare un po' tutto l'affetto, tutta la considerazione, tutta la voglia di stare insieme, tutta le vostre capacità di presenza addosso al partner. Però per farlo vi dovete organizzare bene, perché altrimenti rischiate di dimenticare qualcosa. Quindi check the box in amore e cerchiamo di portare a casa questa conquista. È molto importante che questa conquista arrivi prima che Mercurio esca dal segno, perché quando Mercurio esce dal segno ed entra nel segno del Toro, si potrebbe finire in un amore che dico io di chiacchiere, che è una delle cose più brutte, cioè quegli amori che durano tanto tempo ma dove non si decide mai nulla. Invece sotto questo cielo, con un bel Marte bello che va verso il centro dell'Ariete e tra un po' incontra anche i nodi della Luna in una posizione abbastanza interessante, con Nettuno alle spalle, è il momento forse di un amore anche un po' chiarificatore rispetto a quello che siete nella vita. Per quanto riguarda le finanze e il lavoro, l'idea deve essere un po' la stessa, cioè dobbiamo portare a casa un sacco di cose veramente, amici dell'Ariete, e dobbiamo organizzarci. Non lasciate niente all'improvvisazione, è cosa importante. Io non sono per i morti di lavoro, cari amici dell'Ariete. Ma non ve ne andate dall'ufficio fino a quando non avete finito, perché il cielo astrologico ci sta raccontando una cosa importante, che la mattina potreste non trovare le stesse condizioni della sera prima. Quindi se avete dei lavori che state chiudendo, mi raccomando, amici dell'Ariete, chiudeteli, perché la mattina dopo clienti potrebbero cambiare opinione, potrebbe succedere qualcosa che vi sconvolge tutto, chiudete i lavori. O presentate le relazioni ai vostri superiori sempre, sempre, sempre alla fine della giornata. Non aspettate il giorno dopo, anche se vi manca una virgola, e questo fatelo anche per le mail che mandate, per le raccomandate che mandate, per i servizi postali, per i bonifici, per tutto.
chiudete le cose lo stesso giorno che le cominciate, perché altrimenti potrebbero succedere degli incomodi. Allora, amici del Toro, bene, buon compleanno innanzitutto a tutti gli amici del Toro che faranno il compleanno in questa settimana, tra i quali la mia nipotina Nicole, e a cui è ancora molto piccola, però a cui diciamo sorriderà già questa bella Venere. Sono abbastanza contento per quest'anno del Toro. Anche mia madre e mia sorella sono del Toro, potete immaginare. Qui sto dicendo, la settimana inizia con una luna in Ariete che velocemente passa all'interno del segno del Toro, e questa è una cosa molto buona, perché normalmente il Toro ha il problema di essere molto nervoso, soprattutto in questi ultimi anni, al mattino. Il nervosismo del Toro al mattino è dovuto soprattutto alla presenza di questi pianeti lenti all'interno di questa fascia, ok? Prima era determinato da altri transiti, oggi è abbastanza determinato da questo Plutone. Ragion per cui, cari amici del Toro, dovete diventare dei segni, soprattutto in questa settimana, estremamente pomeridiani ed estremamente serali. Non fate le cose a prima mattina, perché a prima mattina le cose, per una vostra convinzione, vi vengono male. Attenzione, amici del Toro, al mondo dei ricordi, perché se è vero che qualche opportunità potrebbe venire dal passato, questa settimana dal passato possono arrivare anche degli ostacoli, quindi potrebbe per esempio riproporsi una situazione che voi avete già visto ed è andata male. Ecco, non andrà così. Non andrà così perché avete il favore delle stelle anche per sovvertire cose che da tanto tempo sono in, si dice in stand-by oggi per farvi capire, ma che comunque sono rimaste in un cantuccio proprio perché non avete le forze o le energie nervose per poterle andare a riprendere. È un ottimo momento, come dico anche io, per visitare la cantina. Ok, la cantina è dove normalmente noi andiamo a mettere la roba che non ci serve. Potreste scoprire che un'abilità che avete acquisito, ma qualcosa di importante che avete acquistato, lo state sostituendo con la cosa sbagliata, o state per fare un acquisto di qualche cosa che in realtà non vi serve perché ce l'avete già. È una tendenza tipica. Non è un problema di denaro in questo mese, amici del Toro, sebbene qualcuno abbia speso troppo, e questo dovete fare un mea culpa, però c'è qualche cosa nella vostra cantina che vi serve e che state per ricomprare. Fate mente locale su tutto e andate a vedere che cos'è che state provando a ricomprare pur possedendolo, e andate a fare un giretto. Come dico io, se non è cambiata la roba che è dentro la cantina, potrebbe essere cambiata la cantina. Queste cose qui le dovete riflettere anche dal punto di vista sentimentale. Il Toro normalmente e ha questa tendenza ad andare a cercare una specie di ideale in amore, ok? È un momento, secondo me, amici del Toro, mai come adesso, che chi si contenta gode. Perché? Il Toro ha una grande capacità di trasformare le persone con cui sta. Cioè, più voi state con un Toro, e più diventate, adesso lo dico molto in generale, persone affini a lui. Vale anche per le donne, Quindi il Toro ha questa capacità zodiacale di plasmare il proprio partner, cioè di renderlo simile, di farsi assecondare dei desideri, anche in maniera positiva, non lo leggete come una manipolazione, sa fare anche quello, ma in maniera positiva. Quindi, amici del Toro, invece di cercare anche ideali lontani per quanto riguarda i vostri affetti, andate a cercare molto più vicino, perché magari avete una persona che trasformata è esattamente quello che volete. Altra cosa, amici del Toro, non guardate questa settimana e anche per un po' di tempo dopo il piano estetico, fregatevene, perché il Toro sul piano estetico prende un sacco di fregature, perché essendo un segno che comunque, nonostante abbia una forte componente di terra, vede una certa bellezza nella giovinezza, in queste cose qui più superficiali. Però dovete stare attenti, amici del Toro, perché questo non deve fregarvi questa volta. Detto ciò, applicate la stessa cosa anche sul lavoro, quindi cominciate a vedere se cose del passato vi possono aiutare, se persone che avete conosciuto precedentemente vi possono aiutare, perché è un ottimo momento per parlare con i superiori, farsi trasferire
Questo, amici del toro, è un ottimo momento per farsi trasferire. Quindi se c'è una filiale nuova di una banca, di un negozio, fateveci mandare, perché è un successo quasi garantito. Gemelli. Allora, gemelli, piano piano stiamo arrivando alla quadra di quest'anno. Il periodo migliore sta per arrivare. E i pianeti che si muovono in Ariete sono di discreto interesse. La Luna vi farà un passaggio, ve lo faccio vedere adesso andando avanti il giorno, come vedete già il 9, quindi già il 9 la Luna avrà un bel passaggio all'interno del segno dei gemelli, per cui vi sentirete estremamente ottimisti, e questo ottimismo all'interno della settimana sarà in crescendo. Imparate, amici dei gemelli, quando la Luna esce dal segno dei pesci, cioè dalla vostra quadratura, in particolare per voi, perché dopo avete il cancro, in particolare per voi c'è questa specie di crescendo della Luna che è diciamo avida astrologicamente di entrare nel cancro, e quindi spende tutta la potenza in questo arco. Quindi quando la Luna rientra in Ariete, vedete cosa succede appena esce dai pesci, oppure quando è al 29° grado dei pesci, queste cose qui, e segnatevi esattamente cosa accade nella vostra vita, se vi sentite più maliziosi, se vi sentite più portati al dialogo, perché normalmente ogni gemelli, dovuto proprio alla dualità del segno, ha la capacità di avere reazioni molto diverse. Sono persone che diventano più passionali quando l'arco è lì, sono persone che diventano più geniali, ci sono persone che rendono di più al lavoro. Quindi è quel periodo, appena siamo al 29° grado dei pesci della Luna, che ai gemelli riescono bene un sacco di cose. Per esempio è tipico che le persone che lavorano a teatro dei gemelli hanno un vantaggio quando questo arco inizia. Di solito non è più di una settimana, però se il debutto sta in quella settimana, pensate come può essere bello. Per quanto riguarda gli amici single dei gemelli, è un periodo in cui può succedere veramente di tutto, però io qualcosa ve la devo dire, e quello che vi dico è che è il periodo normalmente dei colpi di fulmine, ma non sono i colpi di fulmine, come ho già detto per il toro, che si possono spendere sul lato estetico, sono colpi di fulmine che arrivano da una sorpresa, cioè c'è una persona che magari è appassionata di qualcosa che voi non conoscete o ha un animo particolarmente interessante rispetto alle vostre preferenze, che probabilmente avete già vicino. Quindi ci sono delle conoscenze che dovete approfondire in maniera importante. Questo vale per quanto riguarda i sentimenti e vale anche sul posto di lavoro. Cercate di approfondire, perché trovare cose comuni, amici dei gemelli, sarà lo sport dei prossimi mesi. Perché tutti quelli che si accomunano a voi vi danno un vantaggio dal punto di vista del rapporto, ok? Sarà molto facile, andando avanti, amici dei gemelli, gestire i rapporti tra persone che somigliano a voi, e se voi usate come leva proprio la cosa comune, vi dovrebbe venire tutto più semplice. Vi faccio un esempio, se no non si capisce, magari una ragazza gemelli è appassionata di musica jazz, conosce un ragazzo uomo gemelli appassionatissimo anch'esso di musica jazz, nelle prossime cose, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, il rapporto si può approfondire partendo anche soltanto da quello. Quindi anche soltanto da quella passione ci si può innamorare. Naturalmente, come vi dicevo, questo vale anche sul posto di lavoro. Molti colleghi potrebbero darvi man forte semplicemente perché avete questa passione comune, dove magari siete più bravi di loro. Quindi se c'è una cosa che vi riesce particolarmente bene, è il momento anche di dare consigli in maniera proprio spassionata, anche trucchi, di insegnare anche trucchi, perché se vi vedono molto competente in qualche passione comune, vi potrebbero dare indietro come rimborso a questa attività che state facendo veramente tanto. Quindi, amici dei gemelli, si prepara un periodo
molto buono, ma dovete naturalmente spendere anche molto. Sarà molto faticoso, amici dei gemelli, ma ne uscirete veramente soddisfatti. Cancro, allora, amici del cancro, abbiamo ancora quei pianeti in Ariete che in qualche modo ci infastidiscono, ci mettono i bastoni fra le ruote, ci fanno fermare le cose a metà, ma arriva maggio e come diceva un adagio romano, quello di Marmar, si cominciano a imbiondare le messi e quando iniziano i cicli, quelli della terra, il cancro sta sempre bene. Perché? Perché il cancro, amici miei, e questo ve lo dico più volte, è governato dalla luna. Gli amici cancerini dovrebbero stare sempre a vedere cosa fa la luna, perché da lì dipende la maggior parte del loro umore. E non sto scherzando. Se dovessimo prendere proprio l'inizio di un anno per il cancro, se dovessimo prendere una parabola, un qualcosa che li fa sentire nuovi, che li fa sentire e diciamo bene rispetto a quello che stanno facendo, è proprio l'inizio del mese di maggio. È una cosa storica, succede sempre e di solito è un momento in cui siete particolarmente ottimisti. Come ben vedete, abbiamo la luna che vi lambisce, o meglio, 11 e 12, quindi il weekend è pienamente all'interno del segno. Quindi il weekend potrebbe essere, visto anche il resto, soprattutto quella bellissima Venere all'interno del Toro e quei giochetti che vedete il Sole fa con Urano, sono qua, dovrebbe essere un weekend veramente buono per consolidare una relazione. Il mio consiglio, amici, è di andarvene fuori, perché è un momento in cui dovete stare non vicino alla vostra casa. È un momento in cui potete spendere. È un momento anche in cui la vostra passione, vive di eventi abbastanza estremi. Cercate di capirmi, non è che non funziona se non vive di eventi estremi, però è un momento in cui avete bisogno di emozioni veramente forti. Cioè, se volete, vivere qualcosa e viverlo bene, avete bisogno di emozioni forti. Le emozioni forti, cari amici del cancro, non sono emozioni comode, non si trovano vicino a voi. E non si trovano vicino casa, quindi dovrete assolutamente stare quanto più possibile fuori casa. Come dico sempre, prendete un po' di sole, non è una battuta, perché è un momento in cui quel sole che fa sestili con i vostri soli di nascita non può che farvi benissimo, benissimo. Tra l'altro il cancro normalmente, visto che vive di lunazioni, ha spesso irritazioni della pelle. Questo è un ottimo momento, prendiamo un po' di medicina ippocratica, ma sempre con le molle, amici del cancro, non vi permettete di prendere l'astrologia come consiglio medico, però lasciatevi curare dal sole. È un momento in cui dovete lasciarvi curare dal sole. Ora qualcuno dirà: "E qual è il sole migliore?" È il sole per adesso, amici del cancro, del tramonto. Se avete un balcone o qualcosa, sedetevi lì. Guardate il sole tramontare, prendetevi 5 minuti o 10 minuti, guardatevi quando tramonta il sole e mettetevi proprio là a vedere il disco che scende. Se siete persone di fede potete anche pregare, ricavatevi questo momento nel momento in cui il sole scompare all'orizzonte. Detto ciò, dal punto di vista lavorativo è sicuramente un momento importante, un momento in cui probabilmente verrete caricati di tantissime responsabilità. Ve le dovete prendere tutte, amici del cancro, perché sono cose che una volta passate torneranno soltanto dopo tanto tempo. Quindi se un impegno vi sembra molto gravoso, cercate di acchiapparlo al volo, amici del cancro, perché per aspettare che torni ci vorrà veramente troppo tempo. Se dovete fare un acquisto importante è un ottimo momento, anche se io vi direi di prolungarlo magari non a questa settimana, ma alla prossima. Per un fatto di garanzie, perché ci sono delle possibilità, avendo Mercurio in Ariete, che quello che ordinate o non vi arriverà mai o vi arrivi rotto. Ho dovuto aggiornare l'astrologia anche su Amazon mio, però è un ottimo momento per fare delle compere, perché si fanno dei buoni affari. Però naturalmente, come vi dicevo, se potete spostarla poi la settimana dopo, nel frattempo magari ve la scegliete oppure bloccate il prezzo. Quello che dovete evitare è la spedizione, però potete fare questo oppure sabato, domenica.
L'importante è che l'oggetto, diciamo, sia spedito poi nella quando Mercurio è in aspetti migliori. Detto ciò, vi faccio tanti auguri per i vostri impegni, amici del Cancro, e passo a quello che è il segno del Leone. Allora, cari amici del Leone, come vedete, il cielo dall'altra parte è sgombro e ancora una volta, anche questa settimana, con la Luna che vi è dietro, che quindi non si mette in posizioni, diciamo, scomode per voi, se non lunedì e martedì, dove dovrebbe portarvi un pochino di malumore, per il resto siete di nuovo fabbri della vostra fortuna. Quindi sfruttate le possibilità economiche che questo Mercurio, che sta prendendo la rincorsa per andare nel Toro, vi dà ancora in Ariete, e sfruttate soprattutto la presenza massiccia di Marte all'interno di un altro segno di fuoco. È il momento di far tornare i conti. Quindi è un momento, io dico, innanzitutto di duelli. Amici del Leone, ci sono delle cose che potete risolvere soltanto con lo scontro diretto, ok? Non sto parlando di prendere a pugni la gente, ma ci sono cose che dovete affrontare in maniera diretta, sono cose che dovete fare voi, e questo è un ottimo momento perché non avete niente che vi disturba. E avete Marte dalla mostra, quindi le situazioni legali, parlare con i fratelli per l'eredità, parlare con il proprio padre per i lasciti, parlare con il proprio datore di lavoro perché magari un altro dipendente non si sta comportando bene, è una cosa che dovete fare proprio ora. Qualcuno mi farà notare, ma quel Plutone che sta dall'altra parte e che è in modo retrogrado, che potrebbe combinare? Uniamo le cose. Plutone, cari amici, potrebbe farvi avere una sorta di veggenza o di pensiero di veggenza, nel senso che non lo vedete, ma vi dà modo di pensare a un evento che normalmente che è abbastanza infausto. Ok, qual è il problema? Che è una cosa che dovete accettare, non ci potete combattere. Quindi, se a livello sentimentale o a livello lavorativo avete un'intuizione che una cosa sta andando storta, agevolate il fatto che ci vada, perché combattere non servirà assolutamente a niente. Cioè, seguite il vostro istinto, se sapete, come dico io, se sapete che sta per arrivare una frana, non scappate, ma mettetevi l'elmetto, se proprio volete stare là sotto, perché cercare di fermare la terra con le mani non è una cosa buona. Dal punto di vista sentimentale, cari amici, del Leone, probabilmente il vostro amato, anche se l'avete già sposato e siete già sistemati, vi metterà un po' in attesa, quindi vi terrà un pochino sulle spine. Ma stare sulle spine al Leone non piace tanto, cioè il Leone, quando non vede subito sì e subito no, di solito si innervosisce. Voi però evitate di fare il gioco del vostro partner, che vi sta tenendo sulla corda appositamente, e cercate invece di essere voi a dare delle risposte prontissime, ok? Quindi stimolate moltissimo il vostro partner, ma come adesso il fatto che siete single o siete accoppiati dipenderà da voi. Quindi, amici del Leone, pochi pianti, poche vabbè, ma l'ultima volta è andata male. Vi dovete rimboccare le maniche perché avete tolta Venere, che chiaramente, essendo il segno del Toro, fa delle quadrature. Avete, grazie ai pianeti in Ariete, una spinta molto importante. Quella Venere, qualche intoppo ve lo potrebbe mettere. Magari il primissimo appuntamento non concluderete tutto quello che volete, capite a me, ma il giorno dopo già vi potreste svegliare con una buona notizia sentimentale. Quindi non cercate, siate estremamente decisi, date risposte importanti, non cercate di forzare il partner, perché su quello sì, probabilmente perderete. Il sole che in Toro trottola verso i pianeti lenti potrebbe portarvi qualche fastidio dal punto di vista dell'autorità. Quindi potrebbe fare in modo che voi vi scontriate col vostro datore di lavoro oppure con i vostri colleghi superiori. Attenzione, perché avete soltanto da questo punto di vista, perché vale sempre quello che ho detto Marte per prima, avete soltanto da rimetterci. Cari amici del Leone, voi siete molto bravi a far finta
di interessarvi alle cose, fate esattamente quello. Fate finta di interessarvi alle cose del capo, fate finta di interessarvi alle cose dei colleghi e vedrete che diventerete voi questa settimana i consiglieri di queste persone qua. Perfetto, amici della Vergine, ok. Sicuramente c'è tantissima polvere nella vostra casa, la vostra casa è piena zeppa di polvere. La polvere è quella cosa che non puoi controllare da dove viene, non lo sai. Si forma, acchiappa un pochino tutto quello che c'è. L'unico modo per tirarla via, appunto, è aprire le finestre e iniziare a spazzare. E ci vuole tanto tempo. Molti di voi, amici della Vergine, sicuramente sono persone che sono state estremamente provate dalla vita. Lo sappiamo, non sono gli anni della Vergine gli ultimi. Però, piano piano. Piano piano dovete ricominciare a riprendere il sorriso. Questa bella Venere che sta al centro del Toro e che quindi interessa molti soli di nascita del segno della Vergine, vi dà finalmente quel fascino che vi trasforma, dico io, in una delle creature del bosco. Dovete sapere che il segno della Vergine, più di tutti, riesce ad avere un fascino che è legato a quella che chiamo la delicatezza selvaggia. Cioè, voi pensate un po' se siete lettori del genere fantasy, è il momento in cui il segno della Vergine, quando ha degli ottimi aspetti di Venere nei segni di terra, diventa un po' l'elfo dei boschi, ok? Esistono tanti tipi di elfi, non faccio lunga la cosa, però diciamo che la Vergine diventa l'elfo dei boschi, quindi riesce a identificarsi molto con la natura. Anche chi guarda un nato vergine, una nata vergine, la identifica in quella maniera lì. Cioè, la vede come la natura che in questo momento sta avendo risveglio. Abbiamo avuto questo piccolo inverno, piccolo ritorno dell'inverno, adesso c'è un altro risveglio ancora. Quindi è il momento in cui anche i nati vergine fioriscono e vengono visti belli proprio in virtù di queste caratteristiche naturali. Ragion per cui cercate di stare al sole, cercate di stare fuori, cercate di passeggiare tanto. La natura, o come voi vivete la natura, vi può dare una mano anche con una conquista. Siccome a inizio settimana il sole è all'interno del segno del toro, prima che passi in gemelli, programmatevi il fine settimana. Perché con la luna in cancro, quando la luna è in cancro alla Vergine, oltre a fare aspetti di sestile, dà un sacco di carica. E di tipo erotico, un po' perché c'è ancora Lilith nel segno, ma un po' proprio perché quei soli di sestile, quelle lune di sestili massimizzate, diventano veramente importanti. Quindi, amici della Vergine, programmatevi un'uscita importante nella natura, perché è importante che sia lì proprio per quello che vi ho detto. E consumatela in maniera forte durante il weekend. Non c'è bisogno di spendere tanti soldi, eh. Fa un po' freddo ancora, ma potreste andare anche con la tenda. Se molti di voi sono viaggiatori, motociclisti, camperisti, difficilmente acchiapperete un weekend migliore di questo, ve lo dico con sapendo di dire una verità. E attenzione a quello che combinate dentro casa, al contrario, perché sarà anche un cielo che, portati da tutta questa euforia, vi rende particolarmente distratti. Soprattutto potete fare danni a cose che hanno un costo. Quindi attenzione quando maneggiate oggetti preziosi. Attenzione a non perdere oggetti di valore. Sto parlando sempre della casa, quindi cose che potreste anche ritrovare tranquillamente, però attenzione, perché è un momento in cui un'altra cosa che non avete particolarmente, che non va particolarmente bene, è la custodia. Quindi se avete, anche se state ascoltando questo oroscopo e avete amici della Vergine, cari amici, cari amici che avete amici della Vergine, non dategli in custodia cose preziose, non mettetegli in mano cose fragili, perché è un momento in cui la manualità della Vergine e la sua attenzione è veramente bassa. Dal punto di vista sentimentale, state attenti pure da questo punto di vista, amici della Vergine, cioè non vi mettete a fare cose, non vi arrampicate su per montagne, non vi mettete
correre nelle vallate se non siete preparati atleticamente. Perché soprattutto le articolazioni potrebbero darvi problemi, oltre che la pressione. Quindi attenzione, amici della Vergine, proprio a questo. Amici della Bilancia, ok, settimana, tanto per cambiare, molto impegnativa, ok. Marte si sta stabilendo al centro del segno dell'Ariete. E come ben sapete, amici della Bilancia, perché molti di voi hanno un'età, quando Marte va lì, cominciano a essere discussioni e cominciano a volare i piatti. Finché Mercurio è in quella posizione, molto probabilmente le discussioni in famiglia o sul posto di lavoro riguarderanno quasi esclusivamente l'utilizzo che gli altri o voi fate del denaro. Non è detto però, amici, che sia un utilizzo sbagliato, quindi deve essere una settimana in cui dovete fare molta autocritica, dovete stare molto attenti a quello che dite, perché quello che dite questa settimana potrebbe rivolgersi contro. Soprattutto non parlate alle spalle, perché sia i pianeti in toro che quelli in ariete, nonché i pianeti in pesci, vedete, avete tutto l'arco contro, in questo momento, da questo punto di vista. Praticamente butteranno ai quattro venti i pettegolezzi che raccontate. E questo non è per niente una cosa buona. Molti di voi sono sicuramente spaventati da quello che sto dicendo e vi capisco, però così male questa settimana assolutamente non è. Primo, perché entra in modo retrogrado il Plutone in acquario. Quel Plutone in acquario dovrebbe farvi avere tutta una serie, ne abbiamo già parlato anche per quanto riguarda il segno del leone, dovrebbe farvi avere delle premonizioni su alcune cose, delle intuizioni, su alcune cose che stanno per succedere ad altre persone. Quindi è una settimana in cui il segno della bilancia ha una veggenza abbastanza interessante. Quindi, amici della Bilancia, sfruttate il vostro istinto al massimo, perché è proprio quello. Inoltre, il fatto che avete Marte contrario, se siete donne del senso della Bilancia, questo potrebbe farvi apparire molto più prede facili, tra molte virgolette, di quanto realmente siete. E qualcuno che magari ha paura di voi, no, dico lo stereotipo, no? Però sapete quando c'è quella donna che fa paura perché è troppo preparata, troppo bella, eccetera, eccetera. Magari ci sono degli uomini che, timidi, non si fanno avanti, ok? Questo Marte che è dall'altro lato, vi fa sembrare un pochino più deboli. Quindi non è detto che non potreste incontrare o rassodare, sì, consolidare una relazione con una persona che vi vede come una donna estremamente forte. Per quanto riguarda gli uomini, il concetto è un pochino simile, però dovete giocarla un po' più sul racconto. Nel senso che se parlate molto molto di voi, anche voi uomini bilancia, potreste innescare lo stesso effetto. Cioè sembrare molto meno irraggiungibili, molto meno chiusi, molto meno lupi solitari, molto meno orsi, per cui una persona potrebbe aprire facilmente il vostro cuore a voi. Quindi, cari amici della Bilancia, dal punto di vista sentimentale, questa settimana cercate di darvi da fare, perché se l'amore non è proprio a portata di mano, possiamo cominciare delle manovre di avvicinamento e interessanti. Attenzione a quello che riguarda i viaggi, programmateveli bene, partite ad orari normali, non partite troppo tardi o non partite troppo presto, perché il vantaggio che potreste accumulare lo perdereste per l'effetto del destino. Questi sono e questo assembramento qui che racconta questo, da Mercurio in poi questo assembramento ci racconta che se cerchiamo di anticipare le cose, soprattutto i viaggi o gli spostamenti, potremmo finire per perdere più tempo che se utilizziamo dei tempi umani. Quindi non vi alzate alle 5, alzatevi alle 6 e mezza, alzatevi alle 7, se avevate idea di alzarvi alle 5, perché le cose andranno bene lo stesso, ma molto probabilmente a
incapperete in molti meno incidenti. Per quanto riguarda il lavoro, anche qui, amici della bilancia, è una settimana di abbastanza scarica. Cercate di non spendere, cercate soprattutto di non farvi coinvolgere in questioni economiche. Non prestate soldi. Scorpione, oh, cari amici dello Scorpione, sapete benissimo che questo è uno dei momenti peggiori dell'anno. Ve l'ho raccontato più volte, non ci prendiamo in giro. Quando il sole è in toro, lo scorpione soffre, e questo qui lo sappiamo. Ma questa settimana, con questa Venere molto potente al centro, molti scorpioni potrebbero sentire proprio il vuoto pneumatico. Che cosa ho fatto fino ad ora? Perché non mi sono fatto una famiglia? Perché faccio un lavoro che non mi piace? Mille e mille domande che lo scorpione si fa tante volte, ma che durante questo periodo diventano veramente pressanti, e quindi potrebbe buttarvi in un pochino di disconforto. Durante questo sconforto, però, cari amici dello Scorpione, potreste avere diverse intuizioni. Potreste avere diverse intuizioni sul nuovo che deve partire. Questo perché la Luna, sia nel transito in Gemelli, sia in quello all'interno del segno amico del Cancro durante il weekend, potrebbe suggerirvi cose veramente importanti dal punto di vista della partenza di un'idea. Nel senso che se siete pronti per iniziare qualche nuova avventura, anche di tipo sportivo, ecco, o comunque qualche cosa che ha una grossa componente fisica. Io molte volte in queste possibilità ci inserisco anche, per esempio, il teatro è voce, il teatro è fisicità, ma anche altre cose simili, anche diventare volontario della Caritas, che vuol dire anche sposta pacchi, lava persone che non possono farlo, aiuta persone che non riescono a muoversi. Quindi, se avete un'idea di inserirvi all'interno, soprattutto di un gruppo di persone che fanno del lavoro fisico il loro divertimento e la loro gioia, è un ottimo momento. Vi dovrebbe venire un'intuizione. È anche un momento ottimo per la mistica, e non è detto che la vostra spiritualità possa portarvi a delle conquiste interessanti. Non sto scherzando, con tutto questo vuoto, il fatto che potrebbe affacciarsi qualcuno a riempirne una buona parte, amici dello Scorpione, è una ipotesi abbastanza veritiera, perché lo scorpione molte volte ha troppo, ok? Cioè ha troppe cose da fare, troppa carriera da fare. Non a caso lo scorpione molte volte è disegnato in tanti modi come il segno della carriera. Quando si ha un buon aspetto di scorpione alla nascita, o si ha l'impronta zodiacale scorpione, è una persona in grado di fare gli affari, è in grado di maneggiare i soldi. Parliamo di cose importanti. Quindi questo è un momento in cui avviene proprio questa scarica. E in questo momento che lo scorpione magari decide, per esempio, per una gravidanza. È il momento in cui lo scorpione decide di sposarsi, di diventare padre. È il momento in cui lo scorpione decide di mettere da parte dei soldi per i figli. È il momento in cui lo scorpione decide di mandare a quel paese il capo. Quindi, dal punto di vista lavorativo, è un momento in cui molti veli cadono e vi renderete veramente conto di quella che è la vostra situazione. Attenzione, amici dello Scorpione, perché questo weekend, segnatevelo, perché dovreste essere avvertiti a livello spirituale o di animo di determinate cose che tornano ciclicamente. Questo è un momento in cui avete gli occhi bene aperti e siete in grado di capire i movimenti dell'anima. Quindi è importante che studiate bene quello che vi accade questo weekend. Per quanto riguarda gli acquisti, prima ho parlato anche di altri segni, ho parlato degli acquisti, sono gli ultimi momenti per fare degli affari buoni, perché poi quando Mercurio se ne va nel toro, lo scorpione comincia a prendere fregature, soprattutto con gli immobili. Quindi, se ci sono delle trattative che dovete portare avanti, acceleratele. Ma veramente, amici dello scorpione, dovete dargli un'accelerazione veramente seria. Perché
perché dopo potreste avere problemi. Questo è anche un momento buono per risolvere, magari intorno a un immobile, intorno a un grande investimento, anche un problema legale. Sfruttate un po' questa settimana, non è la migliore delle settimane, amici dello Scorpione, ma ha qualche buona opportunità, qualche. Sagittario, ok, i pianeti in Ariete sono ancora abbastanza potenti, quelli in Toro per adesso vi danno poco fastidio. In Gemelli, a parte un passaggio della Luna che vi farà perdere il sonno, nel senso che non vi farà dormire bene, non dovrebbe darvi problemi. Ragion per cui questa settimana potrebbe essere una settimana foriera, portatrice di ottime notizie, portatrice, come ho detto per il Leone, anche di possibili duelli. Quindi ci sono buone possibilità che finiate a discutere con delle persone per delle questioni che vanno assolutamente risolte. Amici del Sagittario, fatevi una bellissima lista di cose da fare. Soprattutto fate la lista stile Kill Bill, come dico io, cioè dal nemico più debole, la situazione che prima va raddrizzata, andate verso quella più grande, perché questa è una settimana in cui c'è da fare tanta esperienza, nel senso che alcune cose andranno molto bene, altre andranno maluccio, quindi non ci sono grandi disastri, però da quelle che andranno maluccio c'è moltissimo da imparare. Molte volte il Sagittario si perde per strada proprio perché non riesce a leggere con l'esperienza del passato alcune situazioni. Questo è anche il motivo per cui si innamora sempre della stessa gente, diciamo la verità. Il Sagittario ha uno stereotipo di innamoramento, si innamora sempre di quel tipo di persona e dopo un paio d'anni lo trovi fregato. Magari si è anche comprato nel frattempo la casa ed è costretto a vendersela. E vabbè, lunghe storie, ma vissute da miei assistiti, tra virgolette, del Sagittario. Quindi, amici del Sagittario, parlate bene a voi stessi da questo punto di vista. Perché invece a livello sentimentale, con quella bella Venere in Toro, potrebbe fare capolino una strana persona. Questa strana persona è una persona che, al contrario di voi, è radicata in alcune idee in maniera molto molto potente, ok? Magari è una persona che crede molto alla famiglia, magari è una persona estremamente religiosa, magari è una persona che crede molto al suo gruppo di amici. Cioè, una persona che ha credenze forti, non un'anima leggera. Sono persone che normalmente al Sagittario non vanno proprio bene, perché il Sagittario alla fine le guarda queste persone, ha anche un po' di fascino, però di solito poi sceglie quelle là disgraziate, quelle che hanno sempre la testa per aria, e quelle per cui niente è importante, nemmeno la relazione col Sagittario stesso. Potrebbe fare capolino questa persona. Io questa persona l'ho profetizzata già da un po' e molti amici del Sagittario me ne hanno già dato un bel feedback su questa cosa e per questo li ringrazio moltissimo. Cercate di capire questa persona se può fare veramente per voi, perché un momento Sagittario, quest'anno e anche l'anno prossimo, che se vi stabilizzate nei sentimenti, il lavoro andrà benissimo. Avete bisogno di un partner Sagittario per dare il meglio sul lavoro, perché potete sfogarvi con lui. Uno dei grandi problemi del Sagittario è che molte volte il Sagittario non si può sfogare, o se lo fa dei danni incredibili, amici, nel senso che si va a sfogare con la persona sbagliata, oppure va a dirne quattro alla persona sbagliata, cosa che, amici del Sagittario, dovete evitare come la peste. Quindi, se volete veramente trarre il massimo dal lavoro nei prossimi anni, amici del Sagittario, dovete cominciare a cercare una relazione seria. E la relazione, come detto, potrebbe venire proprio da una di queste persone, che è una persona che ha dei convincimenti importanti. Questo vale anche sul lavoro. Andate a cercare un po' quel collega che ha qualcosa di radicato, perché l'alleanza con questa persona vi potrebbe scaricare molto lavoro. C'è il problema che molti amici del Sagittario non stanno più facendo il loro lavoro principale. Stanno facendo per campare o altre cose dei piccoli lavori accessori, sempre rispetto al loro lavoro, che gli portano via un sacco di tempo e non li fanno andare avanti con la carriera. È il momento, ragazzi, di sbarazzarsi di questa roba. Quei quattro soldini in più
che però poi vi fanno stare male, vale la pena tenerli? Io direi proprio di no, e non è un invito a fare a meno dei soldi, soprattutto chi ha una famiglia, è un invito a cercare di fare carriera, perché altrimenti Sagittario, per tutta la situazione di questi anni, ci blocchiamo lì e non andiamo più avanti. Amici del Capricorno, oh, cari amici del Capricorno, è un momento interessante anche per voi. Come dicevo agli amici della Vergine, c'è tantissima polvere. Le stanze sono piene di polvere. Il Capricorno, quando vede una ragnatela, normalmente si mette a piangere. Dovete sapere che il Capricorno colleziona cose normalmente, anche persone, colleziona anche persone, anche ex. Ma il Capricorno ha questa tendenza a piangere quando vede le cose inutilizzate. Cioè, per il Capricorno bisognerebbe utilizzare tutto. E infatti il Capricorno normalmente è musicista, atleta, campione di judo, tutto fatto male per carità, però fa un sacco di cose, soprattutto per non vedere ferma la roba che ha comprato. Ora su questo ci possiamo ridere un po', ragazzi, però è proprio così. Cioè, cari amici del Capricorno, c'è un sacco di polvere nelle vostre stanze, ci sono un sacco di cose ferme che però, per un qualche motivo e non per merito vostro, si stanno riprendendo il loro moto, stanno riprendendo il loro moto. Ci sono delle cose che sono legate al mondo delle stelle che ripartono anche se noi non vogliamo, amici del Capricorno, ma nel momento in cui capiamo che queste cose stanno partendo, dobbiamo cercare di andarci assolutamente dietro. Quindi, prima cosa, questa è una cosa che dico spesso, soprattutto se siete single, andatevi a comprare le scarpe. Le scarpe vuol dire camminare, quindi andate a comprare le scarpe e andate a tagliarvi i capelli. Andate a tagliarvi i capelli, perché è importantissimo, amici del Capricorno, sembrare quanto più belli possibile. La stanza piena di polvere, una volta che avete spazzato, avete ripulito, avete riaperto le finestre, avete imbiancato, come diceva il buon Dostoevskij nelle notti bianche, deve essere pronta per accogliere qualcuno. Quindi, se non avete idea di chi deve entrare nella vostra vita dopo aver fatto tutte queste pulizie, non vi mettete nemmeno a farle, ve lo dico con tutto il cuore. Prendetevi questa settimana per riflettere. Non vi buttate a tagliare rami secchi, a mettere a posto la cosa, a mettere a posto l'erba del giardino, a comprare il collare nuovo per il gatto, se non sapete chi è che deve venire a riempire quello spazio. Quello spazio, amici del Capricorno, al contrario di quanto vi ho raccontato, molto probabilmente sapete bene chi lo riempie. Dovete farvi una buona analisi di coscienza. È il momento di decisioni importanti. Ci sono questi pianeti all'interno del Toro che per alcuni di voi vogliono dire un'intera carriera. E se come me siete arrivati alla metà della vostra vita, non dico che l'avete sorpassata, se no mi porto sfortuna da solo, ma o avete sorpassato la metà della vostra vita, ragazzi, questi per tanti di noi, Capricorno, è veramente la campana dell'ultimo giro per poter fare quel salto di qualità che serve davvero. Se volete leggervi qualcosa rispetto al Capricorno, c'entrano pochi segni zodiacali, ma leggetevi la storia del colonnello Sanders e della fondazione di KFC. È una persona che con questi aspetti è riuscito in tarda età a diventare miliardario, questo qua sicuramente, ma anche a lanciare una sua idea partendo dalla cucina. Ecco, amici del Capricorno, dovete ragionare proprio in questa maniera, soprattutto se avete passato i 50 anni. E come vi dicevo, queste pulizie devono essere anche un po' energiche, ci sarà sicuramente un sacco di roba da buttare. E ci sono amicizie da andare a riprendere, perché poi gli amici, diciamo, Capricorno, per voi sono il massimo che si può avere. Molti Capricorno possono vivere solo d'amicizia tutta la vita senza avere mai un grande amore, perché il Capricorno è una persona a cui piace fare festa, è una persona a cui piace chiacchierare tanto, una persona a cui piace per esempio bere, è vero, anche troppo certe volte,
E quindi l'amicizia, andate a recuperare le amicizie perché sarà un'ottima settimana per gli amici. E ancora migliore, ve lo dico già da adesso, sarà quella di dopo. Quindi organizzate con i vostri amici di andare fuori, organizzate cose belle, risentitevi protagonisti delle feste perché è veramente un ottimo momento per tornare quelli di una volta. Ci saranno Capricorno che dopo aver fatto questa pulizia si sentiranno più giovani di 10 anni. Amici dell'acquario, bene, allora io direi che questa settimana può essere un po' divisa a metà, perché come ben vi ho detto, e ho detto anche negli altri segni, è entrato in modo retrogrado Plutone. Noi abbiamo pochissima letteratura su Plutone, lo sapete, però qualche cosa la sappiamo. E una delle cose che ho imparato è che quando l'acquario comincia ad avere dei segni premonitori, c'è una specie di enorme spartiacque. Quindi metà degli acquario, cioè quelli che danno retta al loro istinto, avranno una settimana che potrebbe essere molto, ma molto tranquilla. Chi al contrario combatte contro il proprio istinto, si ribella al proprio istinto, decide che il proprio istinto sta sbagliando, potrebbe avere più di qualche problema. Entrambe le strade, amici dell'acquario, sono strade che si possono percorrere, perché c'è chi si adagia nel destino e riesce a vedere lontano e ad usarlo a proprio favore, e c'è chi invece lo combatte e riesce a vincerlo sempre a proprio favore. Qualcuno di voi potrebbe dire: beh, però mi stai dicendo tutto, è quasi il contrario di tutto. È vero, amici dell'acquario, perché questa volta siete voi che vi dovete ascoltare, ok? Se siete persone che normalmente agiscono con l'istinto, dovete agire con l'istinto, soprattutto perché quel Marte in Ariete vi permetterà, che quindi ha aspetti di sestile rispetto ai vostri soli, vi permetterà di vincere un sacco di contenziosi. Anzi, più a voi che a tutti quanti gli altri che ho detto nello zodiaco, perché non avete niente contro. Quella luna che andrà a farsi un giro in gemelli a metà della settimana potrebbe darvi un colpo buono da sparare verso qualche cosa e distruggerla completamente. Quindi, se avete nell'arsenale due o tre assi nella manica, come li chiamo io, per demolire una situazione che non vi fa stare bene, aspettate la luna in gemelli e poi fate fuoco, perché ci sono delle situazioni che potreste veramente sbloccare in questa maniera. Se siete in attesa di occupazione, cari amici dell'acquario, molto probabilmente in questa settimana avrete o l'intuizione per cominciare a lavorare, oppure si sbloccherà qualche cosa che è rimasto fermo tanto tempo. Magari c'è qualcuno di voi che verrà chiamato da un lavoro di cui non si ricorda nemmeno di aver fatto il colloquio, perché Mercurio non è stato particolarmente generoso con i segni di aria fino adesso, però ora che si sta incamminando verso il Toro e poi andrà in Gemelli, e quella è la cosa importante, comincia a far rigirare lo zodiaco dal punto di vista lavorativo, quindi è parecchio importante. Anche chi ha dei crediti particolarmente importanti potrebbe vedere che questi crediti si sbloccano, ma non sarà merito vostro, amici dell'acquario. Per quanto riguarda i sentimenti, anche qui, amici dell'acquario, bisogna fare una scelta. Molti di voi hanno una situazione, per esempio, estremamente stagnante, di rapporti che non danno più assolutamente niente. Normalmente io vi consiglio questi rapporti di distruggerli perché l'acquario in questi rapporti ci sta male. Ma questa volta molti di voi potrebbero, sempre in virtù del discorso che ho fatto prima, rigirare la propria relazione a proprio favore, trovare nuovissimi stimoli in essa. Quindi se siete lì per divorziare, come dico io, beh, guardatevi un po' indietro perché forse state esagerando. Cioè, molto del vuoto sentimentale che avete attorno, amici dell'acquario, probabilmente ve lo siete creati voi. C'è soltanto un'idea che vi portate dietro, ma dentro questo vuoto sentimentale non c'è niente, c'è una persona piena. Quindi è il momento di far evolvere questa relazione. Questa settimana, soprattutto con la luna
all'interno del segno dei gemelli, sarà veramente importante fare questa, almeno ragionare su questa cosa. Se siete singoli, invece, potrebbe essere un buon momento per sbloccarsi dal punto di vista emotivo, perché molti di voi magari hanno avuto una grossa delusione. Questa settimana potreste rendervi conto che alla fine non solo quella delusione non è stata grossa, ma che siete più belli di quello che voi stessi giudicate. Pesci. Allora, cari amici dei pesci, il caro Nettuno si è avvicinato al 29° grado, ma ha ancora diverse sorprese, e Saturno è al centro del segno. Bene, è un momento, cari amici dei pesci, in cui bisogna fare i conti con la stanza dei vetri. Che cos'è la stanza dei vetri? La stanza dei vetri, come la chiamo io, dei cristalli se preferite, è quella stanza dove noi riponiamo tutte le nostre speranze, tutta la nostra idea di come deve andare la nostra vita, tutta la nostra idea di come dovrebbero gli eventi in sequenza svolgersi per poter vivere, nella nostra idea, bene. Questa è una cosa che i pesci fa spesso, di pensare in questa maniera. Ora dovete entrare dentro quella stanza e gridare molto, molto, molto forte. Succederà una cosa importante. Alcune cose non si muoveranno, alcuni cristalli che non sapete essere già rovinati andranno in mille e mille pezzi. Quindi, se avete delle relazioni che sono viziate da delle rotture interne, è possibile che queste saltino per aria durante questa settimana o in quella che viene successivamente, subito dopo. Questo perché Marte, che ha lasciato il segno, renderà più lunghe queste fratture e permetterà a queste cose di rompersi. Tuttavia, amici dei pesci, per tanti di voi potrebbe essere l'opportunità, non della vita, perché non è così, ma sicuramente dell'anno, perché strutturare cose nuove partendo da quello che si è distrutto è un lavoro che i pesci sanno fare molto, ma molto bene. Considerando che i pianeti che vi hanno appena lasciato entreranno in Toro e faranno sestili, e Venere sta già lì, è un ottimo momento per porre le basi per le relazioni anche di lavoro successive. È il momento di aprirsi a delle esperienze totalmente nuove. Quindi, amici dei pesci, è un momento buono, veramente buono, per buttarsi in qualche cosa di nuovo, spendendoci anche molti soldi. Perché se c'è una cosa di cui non dovete preoccuparvi, sono proprio gli investimenti che farete durante questo periodo. Non ve li andate a giocare d'azzardo, però, perché al contrario, il gioco in generale, quindi la fortuna, non è proprio dalla vostra. È un momento in cui, cari amici dei pesci, dovete proprio mettere mattone su mattone. Avete tantissimi mattoni, potete costruire un sacco di cose, ma dovete essere molto molto precisi. Inoltre, dovete sapere come rompere, sia a livello sentimentale, sia a livello lavorativo, le certezze, ok? Pensate proprio a un palazzo quando viene fatto il rustico. C'è la cortina di mattoni, a un certo punto c'è il solaio di calcestruzzo armato, che è mantenuto dai pilastri, che rompe questa continuità. Quindi dovete fare in modo di trovare questi elementi di rottura ed inserirli nei vostri progetti, perché il vostro guadagno, anche sentimentale, è tutto in quegli elementi di rottura e di sorpresa. Perché se c'è una cosa che potete aspettarvi da un nato pesci in questa settimana, è proprio il fatto che vi farà una sorpresa, che per voi dello zodiaco che la ricevete potrebbe anche non essere buona, perché il nato pesci questa settimana potrebbe seriamente svegliarsi da diverse situazioni di torpore in cui è stato indotto negli ultimi 6 mesi. Quindi tornate un pochino indietro e cercate di capire chi vi sta fregando, amici dei pesci,
anche a livello sentimentale e presentate il conto, perché è arrivato il momento anche a livello sentimentale di incassare. Quindi se volete qualcosa ve la dovete andare seriamente a prendere, anche con la famosa, quello che vi ho detto prima, sorpresa, perché è tutto lì, amici dei pesci. Se le cose le farete in maniera sorprendente e non vi sentiranno arrivare, come diceva qualcuno, funzioneranno alla grande, perché è proprio il momento, è un momento ottimo per darsi alle novità, darsi alle cose belle, darsi a persone nuove che meritano tutto quello che in questi mesi è stato dato a chi effettivamente non meritava nulla. Detto ciò, io vi saluto, vi ringrazio, faccio ancora gli auguri a chi fa il compleanno questa settimana, è giusto così, e vi mando un caro bacio.